La terza edizione di Salon du Chocolat Milano si è chiusa domenica 18 febbraio con il sold out delle presenze all'interno del padiglione Micolab che ha ospitato la manifestazione. Sono stati 4 giorni ricchi e intensi che confermano la fame di cioccolato di qualità dell'Italia. Tantissimi appassionati, addetti del settore, Buyers e Chocolovers hanno invaso Salon du Chocolat recandosi dagli oltre 100 brand e espositori presenti per scoprire le numerose nuove proposte di quest'anno, la grande varietà e la qualità dei prodotti presenti in fiera. Quest'anno più che mai Salon du Chocolat si conferma come il punto d'incontro tra produttori di cioccolato, trasformatori, pasticceri, Buyers, rivenditori e grande pubblico. Tutti legati dalla profonda passione per il cioccolato d'eccellenza. Passeggiando tra gli stand del Salon du Chocolat Milano, ogni angolo una tentazione. A seguire alcune delle gustose novità presenti all'evento. Adelia Di Fanti inizia la sua avventura negli anni '80 nel mondo dei distillati, perseguendo l'obiettivo di proporre sempre dei prodotti di alta qualità mantenendo salde le radici della tradizione friulana. Decide poi di trasformare la sua passione per il cioccolato in un piccolo laboratorio nel Regno dei Prosciutti, a San Daniele del Friuli. Nel cuore del centro storico, all'ombra dei portici, in un contesto tranquillo e rilassante, dà vita alla produzione di eccezionali praline artigianali che spaziano dalle classiche, alla nocciola, al cremino, ai gusti speziati del peperoncino e del pepe rosa fino alle conturbanti praline alla grappa. Quest'ultime, un fiore all'occhiello per il laboratorio di Adelia, sono un vero e proprio viaggio nelle radici del territorio friulano. L'accurata selezione delle migliori materie prime, e la volontà di ricercare e sperimentare nuove tecniche e sapori hanno dato vita ad una linea completa di prodotti, che partono dalle praline e arrivano alle tavolette di cioccolato con fiori o frutta, morbide e voluttuose creme spalmabili, insomma un mondo di dolcezze che fa rimanere letteralmente inebriati. Le tavolette con fiori secchi e cristallizzati di Adelia Di Fant. Le tavolette di cioccolata decorate di Adelia Di Fant sono state create circa 4 anni fa per caso, perché come dice Adelia spesso le creazioni più riuscite nascono da un colpo di fortuna o da una richiesta da parte dei miei clienti. Assieme ai fiori, le tavolette sono arricchite da frutta disidratata come lamponi, mirtilli sia rossi che neri, per avere una maggiore complessità gusto-olfattiva. I fiori e la frutta disidratati provengono da un'azienda agricola biologica, che procede con una disidratazione a freddo per mantenere inalterate le loro caratteristiche organolettiche. Sia i fiori che i frutti sono prodotti seguendo le stagioni. Il laboratorio artigianale di Luciano Bodrato nasce a Genova nel 1943. È una piccola bottega dalle grandi ambizioni, aperta nel retro della caffetteria di quartiere. Negli anni 70 l'attività si evolve trasferendosi in Piemonte, a Capriata d'Orba, il paese natale di Luciano nonché principale polo dolciario del nord-ovest Italia. Questa zona del Piemonte, dalle rinomate tradizioni gastronomiche, favorisce l'azienda nel raffinare l'arte di fare cioccolato e lo sviluppo nel corso dei decenni. La svolta avviene nel 2001 quando il laboratorio Bodrato viene acquisito dai fratelli Paola e Fabio Bergaglio, anch'essi originari di Capriata d'Orba. I nuovi titolari, spinti da forti capacità innovative, riescono a conciliare le antiche e pregiate ricette di un tempo con sperimentazioni contemporanee trasformando un piccolo laboratorio in un'azienda dolciaria di qualità. Un progetto ambizioso che vede la completa realizzazione nel 2014, anno in cui l'antica bottega trova la propria sede naturale e definitiva a Novi Ligure, la capitale del cioccolato. Un nuovo e moderno laboratorio di 1500 m2 che, nel rispetto degli elevatissimi standard qualitativi di produzione, è totalmente ecosostenibile grazie ai pannelli fotovoltaici, gli scambiatori di calore e l'isolamento termico. Moderne tecnologie che consentono al laboratorio di risparmiare energia e azzerare le emissioni di CO2 nell'ambiente. I boeri di Bodrato. Il boero punta di diamante dell'azienda, ma dall'autunno 2017 l'azienda lancia anche il boero uva,
per dare una golosa alternativa a tutti gli appassionati di questo prodotto. L'uva è quella apirena senza semini, proveniente dalla Puglia. Gli acini asciutti vengono immersi manualmente nello zucchero fondente di canna a cui viene aggiunto della grappa di moscato e appoggiate su appositi telai per far solidificare lo zucchero. In seguito ricoperte con vari strati di cioccolato e poi grigliate per conferire al boero le classiche onde sulla superficie. Si va a creare quindi un vestito di cioccolato su misura per ogni singolo acino, per questo hanno pesi e forme diverse uno dall'altro. Mark nasce in famiglia. Mark è infatti l'acronimo dei nomi e cognomi dei quattro componenti della famiglia Castini. Nasce nel 1998 ed il primo legame col mondo del cioccolato avviene tramite l'attività di confezionamento per un'azienda dolciaria italiana. Quando Andrea Castini, il primogenito, ancora 17enne, entra in azienda, inizia il processo di trasformazione che porterà Mark ad ideare e produrre in forma totalmente autonoma. Il salto di qualità arriva dopo gli insegnamenti ricevuti in Selmi dallo chef Maurizio Allodi, che comunica la propria passione al giovane Castini per un lavoro dove si è sempre alla ricerca di nuove ricette e nuove tecniche. Cioccolato e gorgonzola di Mark, mastri artigiani cioccolatieri. Mark è anche un'azienda stravagante. Ha risposto al richiamo del principe dei formaggi italiani, il gorgonzola, e dalla collaborazione con un suo eccellente produttore della zona, sono state create tre sintesi di personalità, la dolce, la piccante ed il palfuoco. Il connubio tra questo formaggio cremoso ed il cioccolato a molti può sembrare strano, ma da prodotto stravagante al più richiesto il passo è stato breve. Andrea Castini, oggi trentenne, coadiuvato dall'intera famiglia, ha tanto da proporre per stupire gli amanti del cioccolato. Scegliete la pralina che più vi incuriosisce e godetevi il momento di piacere per gli occhi e per il palato. Troverete qualità, passione ed innovazione. Seguite Mark sui social con attenzione perché l'evoluzione è continua. Cancelletto Cioccolato Mark. Salon du Chocolat ha organizzato quest'anno un calendario ricco e fitto di incontri e il pubblico ha risposto presente. Tutti gli oltre 90 eventi, di cui 47 show cooking, 36 presentazioni e 14 laboratori per bambini, sono stati colmi di 11.200 appassionati che hanno partecipato entusiasti. Spettacolari dimostrazioni di pasticceria e dell'uso del cioccolato e del cacao in cucina sono stati tenuti da grandi chef del calibro di Iginio Massari, Alessandro Borghese, Chicco Cerea, Davide Comaschi, Gino Fabbri, Luigi Biassetto e tanti altri, con l'aiuto e l'appoggio di Cast Alimenti, la scuola di cucina. Un grande riscontro anche per l'area Choco Focus, il salotto delle eccellenze della compagnia del cioccolato, i sommelier del cacao guidati tutto l'anno da Gilberto Mora, che ha registrato numerose presenze durante tutti i suoi incontri dove si sono susseguite degustazioni e lezioni sul cioccolato. Stesso impronta per l'area Fermento Cacao, a cura dell'omonimo movimento, con i suoi 17 produttori conferma il desiderio degli italiani di approfondire la tematica del cioccolato e di riscoprire una cultura che in Italia c'è da sempre, ma che per troppo tempo è rimasta trascurata. Un appuntamento diventato ormai cult è la Chocolate Fashion Show, la sfilata con abiti in cioccolato che quest'anno ha sbalordito il pubblico con opere di grande fascino ispirate alla Belle Époque grazie agli stilisti del Teatro della Moda, che hanno disegnato i modelli, ad Ampi, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che fa riferimento ai suoi presidenti Gino Fabbri e Iginio Massari, che hanno realizzato le opere in cioccolato, e ai vestiti degli abiti ospiti della sfilata a cura del World Chocolate Master Davide Comaschi, direttore della Chocolate Academy Milano, al giovane e talentuoso Paolo Griffa, Maison Boissier e Jeffrey Cagnès. Spazio anche ai più piccoli al Salon du Chocolat, nell'area Chocoland, spazio curato da Parco della Fantasia di Gianni Rodari, con uno sguardo sempre più attento ad una sana e corretta alimentazione. I bambini hanno potuto esplorare il mondo del cioccolato con laboratori creativi, giochi e attività, diventando veri e propri piccoli grandi pasticceri e partecipando a cooking lab fatti su misura per loro, dove mettere le mani nel cioccolato e realizzare sfiziose ricette da mangiare.
Siamo veramente soddisfatti del risultato di questa edizione di Salon du Chocolat Milano. Commenta Roberto Silva Corone, l'organizzatore della manifestazione. Abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico che ha apprezzato non solo il lato spettacolare e gustoso del cioccolato, ma anche la nostra offerta culturale, il racconto delle piantagioni, dalla cabossa al cioccolato, la sua trasformazione, l'uso in pasticceria e in cucina. La nostra scelta di voler celebrare e promuovere il consumo del cioccolato di qualità ci obbliga ad uno sforzo insieme ai migliori produttori per portare cultura e conoscenza ai consumatori. Per fare questo crediamo sia importante un cammino di crescita insieme con partner e produttori che possano far sistema ed essere più competitivi in Italia e all'estero. Anche la grandissima copertura mediatica che abbiamo ricevuto testimonia la qualità del percorso intrapreso 3 anni fa che potrà portare ad un maggiore consumo di cioccolato. Qualche dato di Salon du Chocolat Milano 2018.